Amici di The Pitch, siamo a Milano nella settimana del Gran Premio d'Italia. Puma ha creato questo evento assurdo dove verrà presentata la nuova Puma Ultra 5 e non andremo forte solo in campo ma anche in pista. Non vi dico altro, allacciate le cinture, anzi i laccetti. Grazie all'esperienza ingegneristica nel motorsport, Puma sta spingendo questa Ultra 5 a un altro livello, unendo velocità e la sensazione di avere ai piedi una macchina finemente regolata. Sono secondo? Avanza! Sapevo che i tuoi compagni alla Real Sociedad ti avevano messo alla prova su un tapis roulant e andavi abbastanza veloce, non so quanto veloce. Oggi invece ti sei misurato con i kart. Ti voglio chiedere se hai raggiunto più velocità oggi o su quel tapis roulant. No, sul tapis roulant penso. Qua andava veloce il car, ma non tanto veloce. Il mio... Aveva qualcosa che non sì, andava. C'era qualcosa, ma comunque sono stato il primo. E appunto, hai vinto. Ah. E se tu dovessi togliere un po' della tua velocità per darti qualcosa in più di un altro gesto tecnico, cosa sceglieresti? No, io sì, metto io un po' di velocità, metterò un po' più di concentrazione nei momenti della partita. Le principali novità di Ultra Ultimate si trovano nel piatto suola Speed System e nella configurazione dei tacchetti Fast Tracks, perfetti per avere il massimo della trazione in campo. The sole is completely new. We wanted to start with the academic literature. We went straight into player testing, biomechanics, mechanical testing to get a holistic view of how we should create this product. And in the end, I think we ended up with the most aggressive sole plate that you can get in the speed silo category. Devo dire che da portiere questo tacchetto qua è particolarmente utile. Nella stabilità. Nella stabilità, ma soprattutto nella rialzata. Quindi quando vai a fare una doppia parata non hai più la punta che rischi di scivolare se non arrivi a mettere bene il piede per terra, ma con questo ti dà la possibilità già di prendere il terreno e quindi di poter spingere necessario. Anche da terra. Quindi a me piace particolarmente. Come è nata l'idea di modificare il layout dei tacchetti, soprattutto nella parte posteriore? When we looked at the way our ultra players move and the key movements they're making, we wanted to provide traction exactly where they needed it, exactly when they needed it. So the heel stud is perfect for that heel strike, for slowing down, making a quick deceleration. The outside stud is there for when you're striking the ball, that planted leg is not going to slip, and the medial means you can cut even faster to beat the player and go down the wing. Per la massima stabilità, le Ultra 5 utilizzano un nuovissimo telaio di supporto che si chiama Power Tail Squad per stabilizzare il piede all'interno della scarpa senza ostacolare chiaramente l'agilità e la libertà di movimento in campo. La Tomaia inoltre presenta la struttura Grip Control Pro sul lato mediale per un miglior controllo della palla. Come tutte le scarpe di Puma, all'interno abbiamo la soletta in Nano Grip che permette al piede di stabilizzarsi all'interno e di non scivolare durante i bruschi movimenti in campo. Cosa ti piace di questa scarpa e cosa ne pensi in generale anche della colorazione? No, bello, penso che una scarpa bella, ha cambiato un po' tutto, soprattutto quello qua dietro, ma mi sembra bella e molto comoda. Puma è il brand di riferimento non solo per il calcio ma anche per sport, il motorsport o l'atletica. Qual è l'esperienza che si porta dagli altri sport per poi portarla appunto nel calcio? I mean, the inspiration from motorsport with the combination of man and machine was key in the building up of this product and the process. But I must say, in innovation, we have a good experience cross-category. So we've worked with Marcel Jacobs in track and field. We've worked with great distance runners in our running team. And that really helps us to understand the application of what the athlete needs and when they need it to provide them the ultimate tool. Beh ragazzi, la giornata è finita. Siamo stati veloci in pista, siamo stati veloci in campo, abbiamo provato e testato la nuova Puma Ultra, ora non vi resta che metterla ai piedi e andare veloci come abbiamo fatto noi.